Allora, Tiberio è il figlio di questa famiglia che viaggia dalla campagna intorno a Treviso e si sposta a Treviso città, e lui è un po' uno perso sulle nuvole, che gli piace fare le sue cose, la matematica, una passione per la matematica, per Tex Willer, e arriva in questa città, incontra Giacomo, che lo porta dentro un cinema a luci rosse, allora scopre il mondo femminile, si innamora di un'attrice e poi, insomma, perde un po' questa... esatto, che aveva da bambino prima, che aveva in campagna quando stava in giro con gli animali, il suo cane. Ecco, quindi il film si sviluppa sul passaggio, sulla perdita di genuinità di questo ragazzo Tiberio. Ti ritrovi un po' in questo personaggio o non ti assomiglia per niente? Com'è stato per te questo passaggio un po' dall'infanzia all'adolescenza, ma quasi anche alla maturità, perché già lavori, stai facendo dei film? Beh, allora, Tiberio mi assomigliava di più prima, quando era in campagna, un po' perso, che gli piace fare le cose sue, una passione per l'erboristeria, e io anche in un paesino non proprio in centro città, e quindi mi era più simile nella prima parte. E poi dopo, sì, quando si perde, devo ancora arrivarci a questo passaggio qua. E comunque sì, questo passaggio, maturità, sto già lavorando, è complicato star dietro sia alla scuola che al cinema, alla recitazione, però anche con il sostegno degli insegnanti, soprattutto dei miei compagni di classe, che mi mandano le cose che fanno durante il giorno, io riesco a tirare avanti e sono riuscito a passare l'anno. Da grande farai l'attore? Da grande sì, certo, se ci sarà la possibilità. Io volentieri recito, mi piace stare sul set e mi trovo bene, e ho però appunto anche questa passione per l'erboristeria, quindi se riesco a conciliare mi piacerebbe fare tutte e due, l'erborista attore, tutto.